Se invece ti chiedessimo di optare per regali più sostenibili, più green, ma anche second hand, ad esempio, lo faresti? Sinceramente, di solito no, second hand non lo faccio, no, non mi piace. Lo sai che più acquisti facciamo, più impattiamo sull'ambiente. Un argomento che comunque dovrebbe essere più messo in rilievo, diciamo, dovrebbe avere più importanza, dovremmo essere più sensibili. Qui nel centro di Roma si respira già aria natalizia. Secondo un'analisi della Coldiretti, 6 persone su 10 hanno già provveduto allo shopping natalizio. C'è chi aspetterà la tredicesima, chi invece sta usufruendo degli sconti, ma in ogni caso la spesa quantificata sarà di circa 194 euro a persona, il 14% in più rispetto allo scorso anno. Ma andiamo a vedere se gli italiani hanno davvero già fatto i regali per Natale e soprattutto se sono disposti a optare per regali più sostenibili, più green e perché no, anche per il second hand. Vediamo cosa ci hanno risposto. Avete già fatto i regali per Natale quest'anno? No, in realtà no, ancora niente, no. Senti, ma per come hai già delle idee su cosa fare? Io faccio principalmente regali ai miei figli e a mio marito. Bassa. E alle mie sorelle, vabbè, mettiamoci anche loro, per lo più. Però regali molto utili. Se invece ti chiedessimo di optare per regali più sostenibili, più green, ma anche second hand, ad esempio, lo faresti? Sinceramente, di solito no, second hand non lo faccio, no, non mi piace, preferisco fare... Però effettivamente se c'è questa possibilità si potrebbe prenderla in considerazione. Secondo i dati dell'osservatorio Second Hand Economy, la second hand si è affermata come abitudine di consumo, coinvolgendo circa il 57% degli italiani, oltre 24 milioni di persone nel solo 2022. Ma la second hand è anche un'alternativa presa in considerazione quando si tratta appunto di cercare regali per gli altri? Beh, per il 28% degli italiani sembra proprio di sì, percentuale che cresce soprattutto tra i millennials, superando il 37%, a dimostrazione di quanto le generazioni più giovani facciano scelte di consumo sempre più consapevoli. Avete già fatto i regali di Natale? No. Come mai ancora non ti sei attivata? Per pigrizia più che altro. Saresti disposta per questo Natale a fare dei regali un po' più green, più sostenibili? Lo sai che più acquisti facciamo, più impattiamo sull'ambiente. Sì. Sì, sono d'accordo, cioè è un argomento che comunque dovrebbe essere più messo in rilievo, diciamo, dovrebbe avere più importanza, dovremmo essere più sensibili verso appunto questo argomento. Magari produttori locali, parliamo di cibo, insomma, anche. Che ne pensi? Potrebbe essere un'idea? Sì, anche perché con il cibo non si sbaglia mai, quindi sicuramente. Ma avete già fatto i regali di Natale quest'anno? Non ancora. No. Ma siamo di Genova noi. E vabbè, anche a Genova sì, c'è il Natale. Sì, non ancora. Non ancora. Senta, ma se le chiedessimo di fare dei regali più sostenibili, più green, second hand o altro, magari che hanno meno impatto ambientale, cosa ne pensa? Che è giusto farli così. Sì, li faccio sempre. Ad esempio, fammi un esempio al volo. Ad esempio, sì, prodotti locali, però di Palermo, sono siciliana. Avete già preventivato una spesa? Sì, faccio sulle 500-600 euro. Come mai spendere così tanto per Natale? Perché il Natale è il Natale, basta. È l'unica festa importante che è rimasta ormai. Ma se le chiedessimo di optare per regali più green, più sostenibili, sappiamo che più acquisti facciamo, più l'impatto ambientale è alto. Certo, certo. Ci penserà questo Natale? Penserò, sì, ci penserò. Come avete potuto sentire, c'è chi ha già fatto i regali di Natale, chi per pigrizia ancora no, chi si ridurrà all'ultimo momento, come di consueto. Ma alla domanda se farete o meno dei regali più green e più sostenibili questo Natale, quindi con un minore impatto sull'ambiente, non erano tutti molto convinti, tranne qualche ragazzo o qualche ragazza, quindi le nuove generazioni. Ma noi dell'ambiente vi ricordiamo che fare tanti acquisti hanno ovviamente un impatto sull'ambiente. Comunque ci sono tantissime alternative per il Natale.
dal second hand, a acquistare prodotti dagli agricoltori, prodotti a chilometro zero, produttori locali, insomma le alternative ci sono, quindi per questo Natale pensate anche voi a fare un pensiero più green e più sostenibile, fatelo per l'ambiente. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con Vox Populi.